Nel vocabolario speciale di Torino-Milan, il termine beffa è di gran lunga il più inflazionato. Si sente beffato Mondonico, che si è visto sfuggire di mano la vittoria a 15 secondi dalla fine. Si sentiva beffato Sacchi, prima di vedere coronato con il pareggio un secondo tempo condotto costantemente in attacco. L'atteggiamento dei Granata per tutta la partita è stato prevalentemente attendistico, votato cioè a lasciare l'iniziativa agli avversari per condannarne il minimo sbilanciamento offensivo. Questo capovolgimento di fronte, ad esempio, è finalizzato da Bresciani. Un Torino braccato dal pressing rossonero è piaciuto soprattutto per la saldezza della retroguardia e la rapidità delle repliche, come in occasione del gol di Lentini. Il Milan, dal canto suo, è apparso continuo nel possesso di palla, soffocato in avanti nei marcatissimi Van Basten e Gullit, e perciò costretto a ricorrere alle soluzioni d'emergenza, come questo tiro di Evani sul palo. Sì, direi che il primo tempo, secondo me, è una buona partita. Forse il Milan non è stato fortunato, però il Toro dimostra di avere dei giovani molto interessanti. Anche per lei? E beh, quando si dice interessanti si parla del calcio italiano, naturalmente. E quindi saranno seguiti come merito. Non facciamo nomi, Lentini? Non facciamo nomi, perché poi i nomi le fa la storia del calcio, i gol, le belle prestazioni, le buone valutazioni. E poi adesso io non so come andrà la ripresa, perché il calcio dura 90 minuti e il Milan è una squadra che sotto questo punto di vista raramente cede la distanza. La profezia di Vicini viene confermata dall'andamento della ripresa, nella quale si accentuano le caratteristiche del finale del primo tempo. Da una parte gli attacchi corali del Milan, in grado di imporre il suo gioco, ma come al solito non di creare un numero adeguato di palle gol. Dall'altra un Torino tenacemente aggrappato al vantaggio, che come vedremo avrà anche motivo di recriminare nei riguardi dell'arbitro lanese. Quella che vi proponiamo è la bellissima rete con la quale Maldini fissa l'1-1 a 15 secondi dal fischio finale. Ma io credo che, se non dobbiamo giudicare gli episodi, una squadra che gioca, fa gioco quasi ininterrottamente, è padrone del pallone quasi ininterrottamente, se poi anche pareggia è il minimo che gli si possa capitare, e i gol si possono fare al primo minuto come al 90esimo. Non è scritto che quando si subiscono, come a noi è capitato domenica di perdere all'85esimo, dopo che anche lì forse il gioco l'aveva sempre fatto il Milan. Per il Milan sembrava un film già visto, cioè tanti attacchi, nessun gol, perché? Ma probabilmente non siamo lucidissimi in fase d'attacco, non riusciamo a concludere bene le grandi manovre che facciamo, anche perché le occasioni ci sono. Probabilmente un po' di sfortuna, un po' di nostra non bravura, fa sì che dobbiamo soffrire fino alla fine. Adesso naturalmente di sfortuna parlano tutti, ne parla anche il Torino, che ha subito questo gol a 15 secondi dalla fine. Beh, pareggiare così non è sicuramente bello per loro, però insomma, mi sembra che analizzando bene la partita il pareggio ci sta tutto.